A margine del forum della letteratura italiana e cinese a Palazzo Firenze, abbiamo incontrato il professor Tullio De Mauro, presidente della Fondazione Bellonci ed ex ministro della pubblica istruzione nel 2000-2001. Abbiamo chiesto, riguardo l'ultima indagine OCSE, che descrive le difficoltà dei giovani laureati italiani nel mercato del lavoro, se è il mondo del lavoro a non mettere a frutto le competenze dei laureati o se ciò dipende da una condizione di sofferenza dell'università. L'impresa italiana tradizionalmente, come risulta da dati comparativi della stessa OCSE, l'impresa italiana non è molto aperta ai ricercatori e alla ricerca e quindi anche ai laureati. Ha una bassa quota tradizionalmente, non solo in questo periodo di crisi, in questo momento. E questo perché è molto diverso da quel che accade fuori d'Italia. In realtà fuori d'Italia noi quasi non ce ne rendiamo conto, perché per noi la ricerca, per esempio, vive di finanziamento pubblico, per quel che vive e per quel che è finanziata, mentre in altri paesi sono soprattutto le grandi imprese quelle in cui è installata la ricerca fondamentale, la ricerca di base, ed è segno di un'attenzione molto più sviluppata che non da noi alla innovazione e quindi allo spessore culturale delle persone che lavorano in un'azienda. E questo da noi manca, perché c'è un tessuto, come sappiamo, di microimprese, di imprese familiari, che nel complesso naturalmente hanno una parte rilevante nel reddito e nella vita del paese, ma che difficilmente possono ospitare, permettersi il lusso, quello che considerano un lusso, di ospitare ricercatori e laureati. E di qui una difficoltà strutturale accresciuta in questo momento di crisi, che spinge i nostri laureati a varcare il confine e andare oramai a migliaia e migliaia fuori d'Italia, dove trovano lavoro, posti e anche successo personale e soddisfazione. E naturalmente questo è un problema addirittura ormai con una dimensione economica, perché noi società, Stato italiano, investiamo un sacco di soldi per formare una persona. Questa persona se va fuori d'Italia, giustamente, non trovando qui da fare, però va a produrre ricchezza per altri e si porta via un pezzetto di patrimonio nazionale. Quindi il problema non riguarda solo le imprese, riguarda una politica generale che manca ancora. Abbiamo poi chiesto al professore se le misure annunciate dal governo per favorire i consumi culturali tra i giovani possano sopperire alla mancanza di spesa pubblica per la loro educazione. È solo un piccolo passo, diciamo, rispetto a quello che sarebbe necessario. Ma qui è in gioco, come si dice, il serpente si morde la coda, è in gioco qualche cosa di più che non l'intervento pubblico e statale, è in gioco l'atteggiamento e la condizione complessiva della società italiana. Lei parlava di un'indagine OCSE, quella annuale, education, di uno sguardo sull'educazione annuale che l'OCSE ci dà. L'OCSE ha portato a termine 2 anni fa un'altra indagine, da cui sappiamo che
gran parte della popolazione italiana, in una misura straordinariamente superiore a quella degli altri paesi europei, purtroppo, tranne la Spagna, ha difficoltà a avere accesso alla cultura, alla scrittura e quindi alla cultura. Certo. Insomma, non abbiamo un alto livello di cultura diffusa e quindi scarsa attenzione abbiamo a tutto ciò che è scuola, istruzione, produzione intellettuale, vita intellettuale e culturale. E quindi abbiamo pochi teatri, poche sale di concerto, pochi cinema, a questo punto poche edicole perfino stanno chiudendo. Al termine, il professor De Mauro ci congeda con una simpatica battuta. Mantova al Festival della Letteratura, in fondo un libro costa meno di una pizza, le pizze si consumano, i libri non si comprano. Allora mi hanno detto, ma come, tu sei napoletano, dovresti difendere la pizza, ma io non dico di rinunciare in generale alla pizza, dico una pizza in meno al mese significa un libro in più, e questo sarebbe già notevole.